Buonasera e benvenuti ad un altro episodio di Good Night Milano. Io sono Marco e lei è Valeria Cessi, una guida turistica. Valeria, cosa fai nella vita? Sono una guida turistica e organizzo percorsi un po' strani per Milano. Strani? Strani nel senso che sono dei tour tematici che non sono tanto legati ai singoli luoghi e siti come il castello, il Duomo, ma sono dei percorsi che seguono dei filoni storici o tematici appunto per la città. Storici o tematici? Di quali temi tratti? Allora, tratto di temi che sono definibili noir, quindi dai fantasmi, delitti, le streghe o anche percorsi da come appunto dal mio sito sul cimitero, quindi legati all'arte funeraria. E qual è il tuo sito? Percorsi d'arte funeraria. E com'è che ti è nata questa passione? Allora, io sono nata con dico a pane film horror, quindi già da quando ero piccola vedevo molti film. Poi nel 2011 era uscito il bando per il servizio civile al cimitero monumentale di Milano e ero stata selezionata per fare lì la guida un anno. Quindi in quell'anno mi è nato sia l'interesse per i cimiteri, quindi nell'ottica dell'arte contenuta in essi, ma mi ha fatto capire che volevo diventare una guida turistica. Quindi poi ho preso l'abilitazione e dal 2015 che ho cominciato a organizzare questi percorsi appunto che hanno definito noir, ma noir forse a volte un po' riduttivo perché appunto sono percorsi che hanno tematiche molto più varie, per invogliare le persone a vedere Milano in un'ottica diversa, quindi attraverso visite che sono magari meno noiose rispetto all'idea che si ha di visite guidate e che mostrano una Milano un pochino alternativa. Quindi tu, di tua spontanea volontà, sei andata a fare il servizio civile al Monumentale? Sì. C'è una ragione? Ma l'ho fatto perché a esclusione ho pensato che sinceramente rispetto ad altri luoghi come il Castello o Palazzo Reale avrei avuto più possibilità di essere scelta, ma anche perché pur non avendo mai messo piede dentro ero molto incuriosita da quel luogo. E per me è stato proprio un anno che non smetterò mai di dire mi ha cambiato la vita, perché sia perché ho scoperto i cimiteri come dei veri e propri musei, ma anche perché ho capito quello che avrei voluto fare da grande. E quindi da lì ho cominciato a conoscere la mia città, quindi prima non mi interessava assolutamente nulla di Milano, ho cominciato a conoscere la storia e l'arte di Milano e anche ho capito che era mia intenzione diventare guida. Quindi tu, guardandolo fuori dal tram, hai cominciato a pensare che forse ti sarebbe piaciuto. Sì, io appunto ce l'ho sempre passata da fuori, non ce l'ho mai entrata. Poi quando l'avevo visto nell'elenco ho detto ma proviamo a fare la richiesta lì. E quindi organizzi tour? Sì. Allora, il nome del mio sito appunto deriva da questa esperienza che ho fatto al Monumentale e quando l'ho aperto ho unito questo interesse per il mondo esoterico, quindi i fantasmi, le leggende, con quest'altro interesse che mi era nato per i cimiteri, perché spesso si ha un po' di confusione, si pensa che i cimiteri sono luoghi infestati da fantasmi, io non sono tanto per la quale, però appunto io i cimiteri li vedo più dal punto di vista artistico. Ho unito queste due passioni e ho cominciato a creare questi percorsi che sono sia al Monumentale ma anche fuori a Milano, non solo, perché li faccio anche in altre città. Rimaniamo un attimo al Monumentale. Quanta arte ci può essere all'interno di un cimitero? Allora, quasi tutti i cimiteri, la maggior parte, se abbiamo fortuna, hanno una parte antica, tenendo conto i cimiteri ottocenteschi, quindi quelli nati dopo l'editto di Saint Cloud di Napoleone. E quindi questa parte antica fa capire non solamente quali erano le personalità che hanno tirato su le singole città, ma anche parlano della storia artistica di quella città, perché non erano solamente marmisti e lapicidi che hanno lavorato all'interno di questi luoghi, ma erano veri e propri artisti che hanno rifatto le città, perché parlando di Milano, per esempio, tutti gli scultori che hanno fatto la facciata del Duomo nell'Ottocento hanno poi lavorato anche al Monumentale. E lo stesso vale per i monumenti civici, da quello del Manzoni a quello di Verdi, questi stessi scultori hanno lavorato al Monumentale, quindi un modo per conoscere anche la storia artistica della città, non solamente le vite delle persone. Ricordiamo a chi ci segue l'editto di Napoleone, era quello che spostava, che imponeva di spostare il cimitero da Extramegna, fuori la città. Sì, sì. E quindi chi è che viene con te durante questi tour?
Ma ha un pubblico molto eterogeneo, nel senso che dipende un po' da visita, perché il ghost tour è un pochino più goliardico a volte, quindi sono molto più gruppi di amici che magari decidono di partecipare e fare una sera diversa a Milano. Le visite al Monumentale invece sono molto più artistiche, a parte quella che faccio al buio d'inverno, e quindi sono più legate all'aspetto artistico, non alle leggende, quindi magari più gente che è interessata all'arte, alla storia. Però gruppi molto variegati, dai bambini alle persone anziane. Hai parlato di un tour al buio al Monumentale. Sì, è un tour che è nato un po' per caso, nel senso che dopo che erano usciti alcuni articoli di giornale, per esempio sul Corriere, su di me, si era creato un po' di malinteso, perché all'interno dell'articolo avevano messo mie foto, gli articoli facevano riferimento al ghost tour, ma mie foto che erano state scattate al Monumentale, e quindi le persone mi chiamavano e mi chiedevano: vogliamo fare il ghost tour al Monumentale? Io dicevo: il ghost tour è in centro, non è al Monumentale. Poi, visto che i cimiteri secondo me di notte sono ancora più affascinanti, ho pensato che nel periodo invernale, quindi gennaio e dicembre, quando fa buio presto, è possibile, posso fare dei tour prima delle 6 dell'orario di chiusura, che sono in parte al buio. Quindi non è tanto una visita legata alle famiglie importanti, ma è una visita che io definisco esperienziale, nel senso che oltre a raccontare, andare a vedere le tombe che sono legate a leggende, insomma cose un po' particolari, però per esempio quando cala il buio do la torcia, quindi giriamo nel cimitero con le torce. E tutti i tuoi clienti sono ancora vivi? Sì, sono ancora vivi, cioè ci sono stati degli episodi divertenti, amici che si facevano gli scherzi tra di loro, però sì. Generalmente sono sì. Tutti vivi. E passiamo invece ai ghost tour in centro. Sì. Quali sono i luoghi principali? Allora, il ghost tour è in centro e comprende i luoghi che sono parte dello skyline milanese, quindi dal Duomo al Castello alla Galleria. Tra l'altro nel centro c'è una concentrazione di leggende, di fantasmi non indifferente, quindi è un tour che oltre a presentare a grandi linee dal punto di vista storico quel luogo, quindi racconto la storia del castello, racconto di Giuseppe Mengoni, come ha costruito la galleria, mi soffermo anche sulla narrazione delle leggende di quei luoghi, quindi cercare di capire perché il Mengoni della galleria è caduto dal ponteggio prima della revisione definitiva, o quali sono i fantasmi del castello, quali sono i fantasmi del Duomo e così via. A questo punto, dacci un assaggio di YouTube. Perché Mengoni, che ricordiamo è l'architetto che ha progettato la galleria, non si sa, è caduto di fatto pochi giorni prima dell'inaugurazione della galleria avvenuta nel dicembre del 1877. Ci sono quattro ipotesi, la più plausibile è che qualcun altro lo avesse buttato giù, probabilmente qualche altro architetto che non aveva preso bene il fatto che avesse vinto lui il bando. Altri dicono che invece fosse caduto accidentalmente. Ci sono altre due ipotesi che sono folcloristiche, che dicono che o avesse paura di aver sbagliato gli studi di statica, quindi temeva che la galleria sarebbe precipitata su se stessa, quindi per evitare figuracce future si buttò giù, e altri invece sostengono che in realtà lui avesse scoperto che Vittorio Emanuele II non sarebbe venuto all'inaugurazione, quindi per il dispiacere si buttò giù. Ma poi Vittorio Emanuele andò? Non venne perché era malato gravemente e da lì a poco morì, quindi la sua di fatto fu un'assenza giustificata. Insomma, in tutti i casi nulla di carino. E quindi mi hai parlato di galleria, mi hai parlato del castello, ci sono altri luoghi? C'è via Baniera, per esempio la stretta Baniera, che è in fondo a via Torino, che è famosa perché sia la via più stretta di Milano e rimanda un po' alla Milano medievale, questi cunicoli, viuzze strette, ma è legata anche a Antonio Boggia, che è il primo serial killer della storia italiana. Che uccise quattro persone e tre delle quali le nascose all'interno dello scantinato che aveva lì. Quindi abbiamo in fondo a via Torino uno scantinato di un serial killer, sì. E nessuno lo sa. No, ormai i milanesi lo sanno. I milanesi lo sanno, io non lo sapevo, non sono abbastanza milanese. E quindi il tour come si fa? Come ci si iscrive e poi
Allora, dove ci si sì, vede? Allora, io pubblico tutti i tour che faccio sia su Facebook, sulla mia pagina che si chiama appunto Percorsi d'arte funeraria, e ogni visita è un evento, o se no dal mio sito percorsidartefuneraria.com c'è cioè il calendario con tutte le date, basta selezionare e compare il contact form da cui a me arriva la richiesta. Quindi poi ci si vede in un punto? Io do poi mando le comunicazioni a chi si è iscritto, do delle indicazioni per ogni visita di dov'è l'incontro. Ne hai alcuni da consigliare per l'estate? Sì, faccio quello nuovo sui Celti, quindi le origini celtiche di Milano, mi sembra che ce n'è uno nei prossimi giorni, adesso non ricordo la data, però comunque vado avanti tutta l'estate, quindi... E c'è così tanto materiale sui Celti a Milano? C'è qualcosa, nel senso che ci sono alcune testimonianze, è tutto molto offuscato perché si va indietro molto nel tempo, però sì, ci sono anche diverse pubblicazioni, quindi io comunque mi appoggio sempre a documenti validi. Sì, è tutto concentrato nella zona di Duomo e Piazza della Scala. E ci sono altri periodi storici che affronti? Sì, le streghe, l'Inquisizione, oppure anche il percorso sui Templari, anche sono state ritrovate tracce dei Templari nella zona di Via della Commenda, e Giardini della Guassalla, dove c'è anche Santa Maria della Pace. E sì, comunque Milano ha diverse sfaccettature, è una città antichissima, quindi è normale che abbia dei rimandi a periodi storici particolari. Ma è strano pensare come dal Duomo, passando per Missori e poi per Via Torino, ci sia una così forte concentrazione di storie lunghe. Sì, sì. E tu come ti sei approcciata a tutte queste storie? Mi sono documentata sia da leggendo i vari libri che sono stati pubblicati sulle leggende, la storia di Milano, ma anche dove possibile cercando di intervistare io stessa milanesi doc anziani per cercare magari di capire qualche leggenda che non è riportata sui libri. Quindi hai trovato qualche strega che ti ha rivelato tutto? Qualche strega no, però qualche stregone sì. La ricostruzione come procede? Tu trovi il testo? Sì, allora io o trovo i testi, me li studio, o se no quando appunto mi capita di conoscere qualche signore che ha voglia di parlare, signori di una certa età, mi è capitato di conoscere leggende che non erano tanto conosciute, ed è una continua ricerca, perché spesso le leggende non sono state trascritte su libri e quindi si stanno perdendo nel tempo. Quindi tutto quello che tu vai a raccontare all'interno di un ghost tour è veritiero? Sì, non mi invento nulla, ogni tanto mi è capitato, ma tu te le inventi, ho detto no, se no me ne inventerei molte altre. L'unica esperienza che io ho fatto con un ghost tour era in Inghilterra, dove c'erano gli attori all'interno degli edifici che facevano, non lo so, muovere le lattine. Sì. No, allora io faccio delle visite teatralizzate a volte, però le mie visite sono quasi sempre cioè narrate da me, quindi non faccio comparire fantasmi e cose strane. L'ambientazione che creo è un'ambientazione molto gioviale, amichevole, nel senso che non creo questa atmosfera noir, non faccio scherzi, perché per me la leggenda, la storia dei fantasmi è un modo per fare una visita guidata, poi le leggende non sono storia. Quindi lascio un po' la libera scelta a ciascuno di crederci o meno, però magari a volte calco di più la voce su determinati dettagli, però ecco, non sono delle vere e proprie visite che spaventano, poi dipende anche un po' dal contesto che c'è intorno, ormai ultimamente fare il ghost tour al sabato sera è un po' difficoltoso perché con tutti i vari eventi che ci sono davanti al castello, però tipo adesso in questo periodo che le volte che pioveva con i fulmini, i lampi, era suggestivo. Quindi anche tu sotto sotto tenti di evocare qualche emozione un po' più? Sì, soprattutto dall'atmosfera che c'è intorno, più che dal mio tono di voce, perché non mi ritengo un'attrice, quindi non mi verrebbe, sarebbe qualcosa che non è nelle mie corde, però a volte mi capita anche volontariamente. Tu questa tua ricerca l'hai sviluppata in alcuni libri? Sì, il primo libro si chiama La guida noir di Milano, è appunto una ricostruzione sulle linee della metro di tutti i vari fantasmi che sono presenti a Milano, fantasmi e leggende.
E poi il secondo libro invece è sulla moda monumentale, che è un tema un po' particolare, ma è nato appunto, era un tema che avevo cominciato ad analizzare nel periodo del servizio civile. Avevo fatto proprio un tour sulla moda al Monumentale, quindi è una ricostruzione della moda ottocentesca a partire dalle tombe, quindi dalle sculture, dalle foto che fanno vedere come andavano i milanesi in giro vestiti 2 secoli fa. E poi il libro, il terzo, che è uscito in questi giorni, che si chiama La città immobile, che è un libro fotografico, ma anche con i miei saggi. Le foto sono di Marco Casiraghi, un bravissimo fotografo, in cui appunto finalmente parlo di uno dei luoghi più cari miei di Milano, che è il Monumentale. Allora, partiamo dal primo. Hai detto che è la Guida Noir di Milano Sì. e segue le linee della metro, Sì. nel senso che all'interno dell'M1 ci sono dei fantasmi. Sì, io metto segnato proprio Cairoli, Corduzio, e ad ogni fermata dico: in quel luogo c'è quel fantasma, in quell'altro luogo c'è quell'altra Ma hanno leggenda. dei nomi suggestivi con cui li possiamo chiamare Sì, oppure? allora per esempio Duomo, c'è cioè il fantasma in Duomo proprio oltre alla fermata della Carlina, che era questa ragazza che si buttò giù. Poi per esempio zona Duomo, sempre all'Ambrosiana, c'è il fantasma di Lucrezia Borgia, quindi ci sono anche fantasmi che di fatto sono famosi perché erano personaggi E sono storici. tutti legati alla città di Milano perché ci sono morti. Ci hanno Ci hanno vissuto, sì. vissuto. E la Carlina, hai detto? Carlina, sì. Si Ed era una ragazza che si è buttata è all'improvviso. buttata giù dalle terrazze. Lei in realtà non era di Milano, era di Como, era venuta a Milano per festeggiare il suo matrimonio e si era buttata giù perché aveva un segreto che non svelo, però sì. È un argomento felicissimo che potranno esplorare ad un altro costume. Il secondo libro invece è sull'arte monumentale, la Sì, moda la monumentale, la moda moda al monumentale. Monumentale, appunto, ci sono tantissime tombe che hanno sculture, foto, che fanno vedere appunto com'era la moda nell'Ottocento, quindi queste donne che avevano queste pettinature tutte particolari, questi gioielli, questi vestiti molto coprenti. E ho anche per esempio gli uomini che avevano queste mode particolari legate alle barbe, a come portare i baffi, i cappelli a cilindro. Appunto, io ho fatto una ricostruzione della moda ottocentesca, prima generica e poi analizzando con 3 percorsi, uno sulla moda maschile e femminile di bambini, una serie di tombe in cui è possibile vedere questi E discorsi. com'è che hai fatto a ricostruire qualcosa di così evanescente? Ma allora, beh, la tomba è comunque lì sotto agli occhi di tutti. Mi sono documentata, quindi ho letto molti libri sulla moda ottocentesca, e quindi dal generico sono riuscita a contestualizzare nella realtà milanese. Però quando ci si va al proprio funerale ci si veste bene, o almeno ti vestono bene. E quello non è un problema per la ricostruzione, il fatto che abbiano il loro abito migliore? Ma in realtà io guardo le foto, cioè le foto che sono sulle tombe, le sculture, quindi senza dubbio comunque al Monumentale erano inumate persone ricche, di certo non è una moda, io parlo di una moda delle classi d'élite, non di certo delle persone meno abbienti. Il tuo terzo libro invece? È sul cimitero, quindi è un discorso più generico, è un libro fotografico con l'aggiunta di miei saggi che seguono alcuni filoni sempre legati sulla storia del cimitero. E il cimitero di per sé rimane sempre il fulcro della tua identità. Tu sei nata dal Sì, Monumentale. sono nata dal Monumentale, però di fatto faccio la maggior parte delle mie visite non sono più solo al Monumentale, perché appunto sono tutte fuori, quindi ho una doppia faccia, sia Monumentale ma anche altro. Allora, ricordiamo un paio di dati ai nostri spettatori. Tu non vai in vacanza, hai detto? Ci vado, ma comunque faccio le visite. Comunque ci fai Sì. le visite, Sì, quindi continui tutta le faccio l'estate. tutta l'estate fino a fine luglio, tutto agosto, Troviamo tutte le tutto sul date, sito, lo sul sito appunto ricordiamo. percorsidartefuneraria.com. E adesso quale hai in progetto, oltre a quello celtico? Ne
Sì, vabbè, ci sono diverse date del Ghost Tour, quelle al Monumentale adesso d'estate le sospendo sempre perché fa troppo caldo, quindi faccio solo quelle di sera. Ci sono in programma qualcuna sulle streghe, anche quella sui Templari, poi anche quelle che faccio a notte tarda, quindi dalle 11 in poi di notte, quindi tipo i Segreti di Brera, i Segreti di Porta Romana, e sono tutte sul sito. Non è che semplicemente soffri di insonnia? Ma in realtà no, mi addormento abbastanza facilmente, quindi non soffro di insonnia. Lavori fino a tardi per scelta, quindi? Sì, vabbè, sono una persona notturna, anche all'università studiavo di più di notte che di giorno, però vivo di notte, ecco. Allora, io ti ringrazio per Grazie il tempo che ci hai dedicato, io vi invito al prossimo appuntamento con Good Night Milano, qui è Marco e abbiamo finito.